Per noi sistema portuale significa porto, significa logistica, significa porto franco, significa industria. E abbiamo fatto un processo importante negli anni di integrazione anche dei soggetti che sovrintendono a tutte queste attività. Pensate appunto a quello che abbiamo fatto con il COSELAG, l'ex exit, al decreto interministeriale del 2017 che ci dà i poteri sulla gestione dei punti franchi, e quindi questo è il risultato di tanti anni di lavoro. Devo dire che poi il lavoro fatto successivamente, quello di spostare un pezzo di porto qui, è stata veramente una idea importante, giusta, che oggi dà vita finalmente al primo insediamento importante in termini numerici, 500 milioni di investimento, anche in termini però occupazionali, tra diretto e indiretto oltre 2500 dipendenti. Insomma, credo francamente che sia un risultato straordinario, ma deve essere solo l'inizio di un percorso più lungo, perché qui gli spazi ci sono e ci devono essere anche investimenti pubblici e privati come questo. Se penso che a suo tempo la Varcera doveva andare via, ci hanno detto comprate i 30 ettari, 12 milioni di euro, che così rimangono qua. Lo abbiamo fatto insieme ancora con Giacomo Boruso e oggi ci ritroviamo con questo. Pensate voi, una casella buttata lì e guardate cosa è successo. La ferrovia, per esempio, che deve arrivare qui, passa dalla stazione di Aquilinia, in questo momento ci sono i cantieri. Stiamo facendo anche i lavori, se partiranno i lavori per la linea che arriva direttamente qui dentro. Non c'è solo BAT, qui ci sono anche altre realtà. È una delle decisioni che abbiamo preso a suo tempo quando abbiamo voluto investire in quest'area, era proprio il fatto che era integrata con il porto, con una linea privata di proprietà del COSELAG, e quindi abbiamo fatto insomma un po' di calcoli quando abbiamo fatto i nostri ragionamenti. Sta arrivando tutto a compimento. Guardate che BAT comunque ha uno step 2, stiamo anche lì, diciamo, anticipando i tempi sulle decisioni, quindi BAT stessa è già una di quelli. Chiaro che oggi noi diamo priorità non solo a chi vuole fare stoccaggio di merci, ma a chi vuole fare trasformazione industriale, e comunque ci sono anche questi.